per vedere un po' come una volta si viaggiava, no? Io sono abituato con la Freccia Rossa, è bene rievocarsi gli anni passati, e poi ci sono questi paesaggi che sono veramente fantastici, quindi assolutamente da visitare. Alle mie spalle il treno storico delle Ferrovie dell'Italia Centrale, invece qui alla mia sinistra la nuova linea, la Sulmona-Rieti, che passa pure per L'Aquila, un modo per fare turismo lento, per riscoprire i borghi interni appenninici e anche per aiutare e sostenere l'economia delle zone colpite dal terremoto. Cosa l'ha portata su questo treno? La riscoperta delle zone interne. Noi veniamo dalla costa e per ammirare, insomma, queste bellezze naturalistiche che, insomma, non sono dalle parti nostre, sono abbastanza rare. È un nuovo servizio che va ad arricchirsi al panorama nazionale di linee presenti su tutta Italia dedicate al trasporto turistico su treno storico, attraversando anche borghi importanti come la città di L'Aquila, città ricca di storia, di cultura, città che ha bisogno anche di un tipo di turismo come quello che il treno storico sa dare. Come va il viaggio? Bene, bene, grazie. Perfetto. A bordo di questo treno oggi ci sono 135 persone. Un ritorno al passato. Sì, è un ritorno al passato ed è bello vedere questi paesaggi che sono rappresentativi dell'Italia. Ci tornerà? Sì, sì, ci torneremo. Oggi abbiamo dimostrato che si può fare turismo ferroviario, in generale turismo lento, soprattutto nelle aree interne, quindi questo è un progetto replicabile in delle zone che ne hanno sicuramente tanto bisogno perché sono fuori dai grandi flussi di traffico turistico. Un treno senza wifi è possibile? Direi di sì. Sì, anche perché siamo distratti dal paesaggio, quindi non c'è bisogno di connettersi, insomma. Questo treno, che per noi è un'occasione unica, importantissima, ci porta la possibilità di far vedere il territorio, il paesaggio, questo bene inestimabile che è in tutta Italia e che il FAI vuole sostenere, promuovere, tutelare, evitare che venga bistrattato.